Faccio a tutti ragazzi, qui a Calvo, bentornati nuovo, bentornati nuovo, cane dei Cook. Allora ragazzi, ieri non c'è stato il video, adesso vi spiego il perché. La risposta è che non ho avuto il tempo di farlo, perché ho avuto allenamenti col team e sono stato parecchio impegnato, alla fine ho deciso di sera di streamare invece che di fare video su YouTube. Ho streamato con 700 viewers in realtà, quindi chi... magari qualcuno l'ho anche accontentato per il fatto che non ci fosse il video il giorno dopo. E penso, poi su YouTube si sono tipo buggate le visual, perché dice che questo video ha 3600 views, la Twins of Drift 8 9 9, ma in realtà ce n'è tipo 6000. È solo che è buggato, boh, si sono buggate tutte le cose. Boh, vabbè, sti cazzi. Detto questo ragazzi, bentornati a Cane the Cook, non l'ho portato da tanto, guardate dietro le lucette. Io volevo spengere sta luce, no? E così si vedevano le lucette di Natale. Però non mi siete a me in faccia bene. Quindi ho preferito accendere la luce così e così si vede il mio faccio, so che voi state qua solo per vedermi in faccia. Con il placement su questa console ho una vinta 0 persa, con il main mi hanno messo platino 1 facendo 7-3. In questo momento con il main sono 12 win, 7 losing, in promo per Diamond 5. E con questo account devo ancora finire il placement, che probabilmente dovrò finire ASAP perché poi si dovrà fare due queue con the game. E questo è l'account che userò e quindi devo finire ASAP. Ero di 2, speriamo ci mettano platino 1 e non chissà dove. Reds top, let's go. Reds top contro Queen. Preferisco iniziare da Run String. Lei non ha il TP, quindi volendo potevo iniziare di... Avevo dovuto iniziare di cristallo, mana e pozioni. Preferisco iniziare da Run String perché lei ha molto danno, potrebbe killarmi abbastanza facilmente. Ed iniziando di vita e da Run String magari posso reggermi la lane meglio, visto che non voglio regalare Sun per usare il mio TP. Voglio regalare il più late possibile e poi usare il TP in modo tale da avere un buy molto più strong. La goccia è strong, ma appena fai buyback, fai la goccia e poi TP top, non è un buy così strong, ok? Mentre se io farmo un po' e poi mi faccio la goccia col Doran Sling già che ho qua, diventa un buy abbastanza strong col TP. Parliamo di statistiche, you know. Ok, poi quanto? 750. Dovrei farmare 4, 5 wave e dovrei avere i soldi. Se riesco a farmare tutti i minion 5 wave e dovrei stare a posto, quindi livello 4. Livello 4 goccia 700 gold, sì. Feels good, man. Ora devo decidere se pushare o meno. Preferirei non pushare per il semplice fatto che lei mi può zonare DCS se pusho facendo finta che ci sia Olaf top. E appunto anche perché non ho Olaf top. Se pusho contro Olaf top sono un free as fuck, mi possono killare quando vogliono e perché vogliono. Quindi cercherò di giocare il più safe possibile, di andare solo per la farm. Questi capelli qua dietro, vedete come sono? Sono Paxarelli. Holy shit, man. Sempre questi capelli Paxarelli, perché tipo, non lo so. C'hanno le vertigini. Ma che... No, non si dice vertigini. Sì, si dice vertigini. Boh, non mi ricordo. Fatemelo sapere sotto nei commenti se si dice vertigini o meno. Oh no, i peli del cane sul tappetino del mouse. No, holy shit, that's... What the fuck. Uno un po' manco accarezza il cane in santa pace che subito... E si è cosa il tappetino. Lei inizia già subito a pushare. Se lei vuole andare a setta un CS, io gli dirò una e un normal attack. Questo è stato un buon trade perché non abbiamo perso nulla, né CS né niente. E lei ha perso un po' di vita, quindi per noi è stato sicuramente un buon trade. Metto lei qua, che la voglio riusare adesso. Ecco, bravo cane lupo. Una E addosso a lei. Ora vado a settare quel CS, probabilmente. Anzi, l'ha perso, vedete, perché per cercare di doggiare la mia E, ha perso il CS. Top Sams. Top no Sams. Io adesso non mano, devo stare molto attento. Preferisco usare un'altra pozione. No, cannone. A me va bene anche così, anche se non la killiamo. Perché lei comunque perde XP. Ho perso un po' di exp qua, che me l'ha stilata lui. Quel trade purtroppo non ho rispettato la mia win condition, che non era killare lei, ma più che altro farmare fino alla goccia. Ok,
Fuck. Devo fermare fino alla goccia. Goggia botto, l'affare top. Lei adesso mi può punire, saltandomi addosso. Io preferisco non usare il mio mana per fare danni a lei. Perché? Perché lo devo usare per l'assettare. Lei se la gioca molto bene, però ha perso un altro minion. Bezz. Posso venire. Fanculo non c'ho mana. Regalo la goccia. Ok, regalo la goccia e compro le pozioni. Su questo minion così frizzo la wave. Lei non ha il TP, no? Vi ricordate? Perfetto. Frizziamo la wave qua. Frizzando la wave, cosa succede? Lei non ha il TP, non ha il 6, quindi ci metterà tantissimo ad arrivare in lane. E io riuscirò a mettere comunque la wave in modo tale che io possa l'assettare safe. Ma un'altra cosa abbastanza buona è che lei perderà tutta questa wave. Quindi andrò molto sopra di EXP rispetto a lei. E quando tornerà sarà molto facile da gankare perché lei non ha il flash. Io invece ce l'ho. Prima di lei ce l'ho. Quindi a me tenere la ward qua in questo momento va benissimo. Metto anche una ward qua. Posso fare una Q qua. Posso fare un'altra Q qua. Ok. Ho tenuto la wave là finché mi serviva. Porto subito la R. Ah no, la fanno quel nome, la stop, la ulti. Porto un'altra volta la E, la ulti non la porto adesso. Lei ha la control ward, che probabilmente o a ribot. DP, nice stomp. Non ha la Q, quindi posso permettermi di andare un po' aggressivo qua. Non so esattamente il cooldown della Q di Queen. Sapevo che non era il flash, quindi era pretty safe. Ho sbagliato anche a fare una cosa. Però va bene, può succedere. Perfetto, possiamo regalare. Non abbiamo la Catalyst. No, ce l'abbiamo perché costa 1100. Perfetto. 20 CS sopra, abbiamo preso la dominazione, la lane. Abbiamo il Colossus che è veramente molto forte, come avete visto. Adesso gli ha degnato probabilmente 2 secondi dell'Ignite. Quindi molto forte. Andiamo a studiare un attimo quello che possiamo fare. Frozen Heart credo che sia un ottimo item in questo caso. Frozen Heart Abyss, andrò per farmi la Frozen Heart e l'Abyss. Assolutamente sì, contro Queen così non mi avrà più danni, contro Olaf tankerò di più, avrò il cooldown che mi serve. Andata mid. Ma devo fingare SS, ma... Va bene così. Please stop. He came from base. Sì, io lo devo fingare, ma... Guarda che culo. Io ho molta più pressure rispetto a lei in top. Lei non può stare a top. Però se viene di ulti adesso mi killa. Quindi devo rimanere qua a fare un po' di pressure. E adesso gioco safe. Perché se viene di ulti potrebbe killare. Quindi gioco safe adesso. Faccio Frozen Heart così. Quindi non mi fa il burst che mi dovrebbe fare.
pochissimi CS, sono molto head rispetto a lei. Mi deve gankare top adesso Rengar 3, un ottimo gank. Io aspetto che lei si showi. Ok, posso uscire. Benissimo, un trade del genere. My bad. Qui nello as fuck. Qui nello io ho fatto un trade della Madonna. Deve beccare per forza. Rimane top. Ah, c'è Ari top. C'è Ari top. Ok, devo pushare questa wave e posso andare back. Ok, perfetto. Andiamo back, abbiamo del CS. Ok, potevamo venire più. Volendo. Ma no, perché mi faccio questo? Mi faccio questo qua. Molto più forte su Rides. Io ho wingato, se non per non fare ritorno in lane. Purtroppo qui nero era 24-7, quello che devo fare è pushare, pushare, pushare. Cercare di prendere la torre, adesso sono abbastanza grosso per farlo. Questo item mi dà meno armor, ma mi dà mana e cooldown. She's annoying, man. Queen. Fa quello perché top sta prendendo un cazzo grosso quanto una capanna di alberi natalizi. Se non perdiamo la torre mid. Figlio di puttana. Perso la torre perché qui non è mid. L2P, oh. L2P. Oh, dove cazzo è andato il mouse? Io vado a evo a lei se adesso rimane. Non credo che Olaf sia top. Però, ok, Olaf è top. Unlucky. Ma hanno killato. Holy shit, ho sbagliato. My bad. Non avevo le scarpe. Fuck. Ho sbagliato, è stato un errore mio. Potevo giocarmela molto meglio. Solo che non c'avevo le scarpe. Ho fuckappato, holy shit. Fuck. My bad. Allora, mi devo fare per forza le scarpe. Mi faccio Tabby Mercury. Tabby. Assolutamente Tabby. Tipo qua dietro. Figlio di puttana. Sbagliato, ho fatto un errore molto grave.
Non avrei dovuto fare. C'è un Frozen Heart. Questo è un Ryze non che un one shot, ma è più un Ryze che ti fa danno over time. Quindi non è che one shotteremo Vayne, ma sicuramente la killeremo uno verso uno perché abbiamo il Frozen Heart. Pusho top, Olaf è appena morto, Queen potrebbe tornare top, ma la killo se viene top da sola. Adesso mi setappo anche lei con lo shield per la Q. Olaf dovrebbe essere top. Olaf Ghost. Queen è mid. Prendiamo il Gromp qua. Manca poco per Frozen Heart. Faccio Frozen Heart Abyssal perché comunque Sona farà danni AP. Si sta facendo Lich Bane. L'Abyssal mi serve per il cooldown. E perché mi dà tipo una cosa della Void Staff. Poi mi farò l'Archangel. Dopo l'Archangel potrò farmi tranquillamente i Rabadon. Non credo che lo resuideranno MR. Solo Olaf, ma non è il problema. Tanto non riuscirei comunque. Diciamo a. Cioè, in realtà ce lo potrei fare tranquillamente col Void Staff. Però I don't want. Voglio fare un Ryze Bully. Bot sono doomed. Morto anche Rengar. Vabbè, abbiamo bedato il Ignite di Ari. Feels good. Bot sono rimorto, non so cosa farà lì. Mi sa anche poco al Frozen Heart. Dopo il Frozen Heart andiamo di Abyssal. Torniamo top. Orianna sta mid a pushare. Poteva qua. Orianna poteva scendere bot a aiutarlo. Preferito rimanere mid a pushare. Bot comunque stanno andando troppo greedy per le kill. In questo momento non servono le kill, serve prendere pressure per la mappa. Io sono molto grosso rispetto a Queen. Appena Queen rimatcherà, mi rimatcherà e dovrà farlo prima o poi. Perché arriverà il momento che io killerò anche Ahri. Solo Olaf potrebbe darmi dei problemi perché sta andando di Red Smite e dalla Page. Oh, VP, Jhin, questo è molto buono. Ok, quindi la bot. Io ormai non mi sto un pingo più l'SS di qui, intanto non è più top. Cioè, ormai lei roma solo. Ariello. C'ho l'off top probabilmente. Regalo perché ovviamente c'ho l'off top. Regaliamo, abbiamo il Frozen Heart. Ai go bot. Abbiamo il Frozen Heart e l'item dell'Abyssal, che è molto forte perché adesso Ari non ci farà più danni che ci fa adesso. Lightning split bot. Ok, adesso split bot.
Siamo molto strong, siamo molto forti. E Lucetti Natale dietro, impazziscono, cane, cane. Poi sto cazzo di mosse, quando arriverà il nuovo. It's good, man. Perché questo sta bot con me? Holy shit, mi fa tiltare. Porca troia, mancava poco alla seconda E. Comunque qua Oriana ha sbagliato a stare vicino a me. Quello è morto top da Queen. Doomed. I don't know why Ori is... Vabbè, non gli scrivo niente, Oriana ha sbagliato, non deve stare bot con me. Queen sta top free, Queen sta riprendendo una vera di pressure a caso. A caso. Io devo andare contro Queen, sì, ma io non devo andare... Ah, non faccio la roba, mi chiudo. Io non devo andare contro Queen adesso. Cioè, se io vado bot, cioè, se io vado bot, Queen va top. Se io vado top, Queen va bot. Oh, ma che famo? Gli diamo qualcosa a questa? Guarda, non sa giocare! Questa Queen è illegale. Let me bot alone. Pressure top and bot. And mid. Holy shit, that's... Io sono enorme adesso, pure la roba chiusa. Ho il danno dell'abisso. L'unico che può killare è Olaf, credo. Però dipende, se me la gioco bene con gli shield neanche Olaf mi può killare. C'è Ari qua. Never mind. I think. Vabbè, devo giocare più safe, ho capito. No sense che devo giocare più safe. Olaf se fa 100-0 G-in. Il nostro Rengar non si fa la loro win 100-0. Ma go next. Go next. È perso. È rotto il cazzo, gioca sta partita. Se non volete fare pressure, quando vi dico che dovete fare pressure, allora vaffanculo. Mi frega un cazzo. Devo giusto il bar. Non mi importa. Give up. Potevo andarci, sì, potevo andarci, ma non mi importa. Adesso inizio a fare le stesse cose che il mio team fa a me. Il mio team non mi aiuta, io non aiuto il mio team. That's all. Potevo andarci, sì, potevo vincere la partita da quella cosa, sì, ma non mi importa, vince la partita. I don't really care, to be honest.
Guarda questa. Ma se rendiamo conto che queste cose non le può fare. Holy shit. Usciamo, la tiriamo direttamente. No, questo è SV. Dietro. Good shit. Non so se adesso in realtà mi serve l'abissa. Non possiamo, non possiamo. Guarda che culo sti cazzo, domino, si porta appresso. No, non mi faccio la bissa. Mi faccio l'Archangel, così ho più. Volevo andare a fermare una lista wave, ma sono rimasto mid, ho seguito una loro call, ma ho sbagliato. Devo andare a fermare top, non devo rimanere mid. Devo assolutamente farmi l'Archangel. Dopo l'Archangel andrò di Void Staff, probabilmente. Non so se farmi l'Abyss alla fine, perché adesso Ari non è più. Non ha più tanto danno. E con l'Archangel lo paro tutto. Letemi buffa. Go top G. I was going red. Never mind, man. Dan, it's ok. Ah, sì, c'è l'inferno. Devo regalare proprio dell'inferno. Metto una ward qua, regalo e fai diamo l'inferno. Oh, che devo fare? Vieni, Oria. Posso rippare, ho messo la ward prima. Troppo forti. Go next. Ho sbagliato a fare il TP là? No, non ho sbagliato. Il mio team non mi ha aiutato, sì. Potevo non passare là per Ari, ma. Nevermind. Stavolta l'abbiamo persa perché quasi nessuno, compreso io, non abbiamo rispettato tanti gank di Olaf. Più la bot. Rengar un po'. Abbiamo perso. Peccato. Quanti milioni hanno? 3 CS. No, ma ora arriva la wave questa qua. Vanno back. Oh, what? Hanno fatto la call di andare back veramente. What? Potevano finire il game. What? Prima si è giocato male sto fight. Questa è merda, me lo fa per forza la questa. Bot, vado a pushare bot. Quello sta regalando qua. Dove cazzo sono andato? Ho sbagliato.
557 con una Q e non AMR. È bad. Molto bad. Ma solo la Mercury. Vena Alex Trink. Io andrei dritto mid adesso. Run down mid. Proprio. Se no ci possiamo lasciare il bar. Secondo me possiamo lasciare il baron anche abbastanza facilmente. Sì, se non possiamo. Rimango colpito col mio team perché si è splitto, mi killa. Picchiamoli qua, picchiamoli qua. Gli ho fatto 284 danni di qua. Lorena c'è la posta. Olaf non lo buttiamo giù, ma sa. Jinde certo non lo butta giù. Io non ho il voice staff. Ma quelli si vanno al bar. Ok. Non posso pushare più di così. Che sennò si vanno al bar. Degli azzonati. Bar. Bar. Il flash me lo voglio giocare meglio. Oh nice, fuck fuck, me lo voglio giocare meglio, solo che ma c'è una bella troia. Ma vediamo su due ritorni. Bot. Fuck, me lo potevo giocare 3000 volte meglio se non fossi morto qua. Qui nel top. Ah, qua sbaglio io. Cosa ho fatto? Video Ever Rides? Quella di merda. Mi faccio l'abyssal. Ah, che non si fa più questo item, tra l'altro, l'abyssal, mi sa. Mi sono fatto un item inutile. Forse neanche devo andare per la bit Frozen Heart. Cioè ci sono andato e poi non l'ho sfruttata neanche. Sbagliato. Sbagliatino. Due inferno allora. Questa non ce l'ho quasi essere. Ah, lì sarà il flash. Possiamo fare il bar, non possiamo fare. Bar, bar, bar. Ah, li servette ancora. Oddio. Occhio qua.
Holy shit, man. Poi sono morto. Vabbè, se... Vabbè, dai, sono morto io, però l'ho finito. GG, fucking god, man. Fucking god, man. Dab, 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 dab. Ho giocato molto male, volevo giocare molto meglio, però ho tiltato. Tiltare non va bene, non va bene perché avevo i teammates che stavano giocando bene. Ho sbagliato a tiltare. Non si tilta, ragazzi, non si tilta. Io ho sbagliato, è stato un mio errore, non dovevo tiltare. Abbiamo ripreso il game, ho cessato come dovevo cessare. La build secondo me era un po'. Però col Frozen Heart il late game controlla ci ha fatto giocare. Ce l'ha gestita molto bene. Boom, abbiamo fatto pure i nostri dannetti, quindi in realtà neanche tanto male. 2 win, 0 loss in placement. Io spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, invito a lasciare un bel like. Se vi va a contare, se vi ha condiviso, arriviamo a 1500 like. Che è tanto che non ci arriviamo. E vi chiedo una cosa, io non l'ho mai chiesta. Visto che comunque sono ritornato da poco, e magari non tutti sanno che sono tornato, se mi faceste sto favore, mi poteste fare sto favore, quello di condividere il video, in modo tale che magari anche altri che mi seguivano, magari non sanno che sono tornato, e condividendo il video, magari si ricordano del vecchio cane lupo. Anfacci a tutti ragazzi, cane lupo, ciao belli.